Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Il progetto che stiamo presentando quest'oggi nella conferenza stampa di venerdì 28 luglio presenta il progetto candidato ai finanziamenti europei FESR 2014-2020 coerenti con l'asse 4 azione 4.4, ossia realizzazione di progetti di piste e percorsi ciclopedonali. E quindi coerentemente con questa azione Bitonto si è candidata a questo progetto realizzando un percorso ciclopedonale in via Donato De Capua, quindi che si presenterà come collegamento tra i nodi delle due stazioni ferroviarie Bitonto Santi Medici e Bitonto Centrale. Quindi il progetto mira a realizzare una connessione caratterizzata da mobilità dolce tra le due stazioni ferroviarie con un prolungamento verso il cimitero, quindi nella zona cimiteriale, in modo da collegare questa parte di città con l'inserimento di percorsi pedonali, ciclopedonali, quindi con una caratterizzazione diversa della sezione stradale, con un restringimento della parte carrabile a vantaggio, come dicevo prima, di una connessione sostenibile, quindi caratterizzata da percorsi a mobilità più lenta, con quindi pista ciclabile, parte pedonale caratterizzata da sedute o spazi pubblicitari per riconnettere anche visivamente questa parte più periferica della città di Bitonto alla parte centrale. Quindi attraverso magari comunicazioni, locandine pubblicitarie che quindi ricolleghino questa parte di città alla parte più centrale, a ciò che avviene nella parte più centrale della città. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.